Lo sviluppo sostenibile è una sorta di tema carsico, è apparso alla fine degli anni Ottanta, poi è un po' scomparso dal panorama internazionale e nazionale, finché è riapparso prepotentemente nel 2015, quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il documento che si chiama Agenda 2030. Il 2015, fra l'altro, è anche l'anno in cui è partita ufficialmente la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, voluta dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Una rete che mette assieme gli Atenei del nostro paese, e che attualmente sono 77, proprio per cercare di aumentare, di promuovere l'attenzione attorno alla cultura dello sviluppo sostenibile e dell'inclusione sociale. Da subito a questa rete ha aderito anche l'Università degli Studi di Udine. Il nostro Ateneo ha anche ospitato nel 2019 un evento, i cosiddetti Magnifici Incontri, assieme alla RUS e alla CRUI, dedicato proprio al tema delle università per la sostenibilità. E in questo evento è stato approvato un manifesto che contiene dei punti fondamentali di impegno per i prossimi anni delle università per lo sviluppo sostenibile. La promozione della cultura e dell'educazione dello sviluppo sostenibile è uno di questi. Per questo motivo l'Università degli Studi di Udine ha voluto avviare un corso di base e trasversale per lo sviluppo sostenibile, un corso aperto a tutte le studentesse e gli studenti dell'Università di Udine, che adesso la collega Codiglia ci presenterà. Il corso è pensato organizzando gli argomenti, quindi i temi degli obiettivi, dell'Agenda ONU 2030 attorno alle 4P, cosiddette le 4P della sostenibilità. Quindi un modulo dedicato a persone che racchiude gli SDGs maggiormente centrati su obiettivi di salute e benessere delle persone, qualità della nutrizione, crescita, sviluppo psicofisico e qualità della vita negli agglomerati urbani. Una seconda P che è quella di pianeta e che riguarda, se vogliamo, più immediatamente i temi di sostenibilità ambientale, gestione delle acque e degli oceani, sistemi di produzione dell'energia, temi climatici, cambiamento climatico, protezione dell'ecosistema, diversità biologica e contrasto alla desertificazione. La terza P è la P di prosperità, sinonimo di crescita, sviluppo, economia sostenibile. In questo modulo abbiamo inserito maggiormente i temi legati all'innovazione dei modelli economici come la green economy, l'economia riciclabile, per così dire. I temi che riguardano il contrasto a ogni forma di povertà, crescita economica duratura, innovazione e industrializzazione equa. Infine la quarta P è una doppia P di pace e partnership e racchiude gli SDGs legati all'uguaglianza, la solidarietà, conciliazione, rispetto. Sono temi di accesso equo alla giustizia, alle risorse, al trattamento equo in ambito economico e sociopolitico. In una parola, sono temi che riguardano l'empowerment di comunità e lo sviluppo inclusivo. Alle 4P abbiamo aggiunto un modulo introduttivo su inquadramento teorico di concetti e temi, approcci teorici prevalenti sullo sviluppo sostenibile, ma anche un modulo di presentazione dei soggetti istituzionali a livello locale, nazionale, europeo, internazionale, che hanno in carico le missioni di sostenibilità, gli obiettivi di sostenibilità. Tutto questo per rendere noti, presenti appunto quelli che sono i progetti di sostenibilità attualmente in corso nel nostro paese e per far toccare con mano il valore a ricaduta della sostenibilità sulle comunità. Questo si aggancia all'ultimo modulo che abbiamo intitolato Engagement, che è il modulo con obiettivi più informativi e educativi. Engagement implica un obiettivo di coinvolgimento individuale di ciascuno, un modo passando attraverso la comunicazione sociale e la sensibilità
per arrivare alla condivisione di nuovi stili, modi di vita, di nuove abitudini nel quotidiano che portino appunto un vantaggio di sostenibilità collettivo complessivo.